Buon sabato, amici celiaci. Oggi vi saluto con grande piacere dalla vecchia marina di Roseto insieme al nostro chef Gennaro D'Ignazio, che ha pensato un piatto naturalmente senza glutine, un grande classico ma che a noi piace sempre, vero Gennaro? Certo, buongiorno a tutti. Oggi faremo un risotto di mare, ovviamente, visto che siamo in tema. Ovviamente lo faremo classico. Diciamo classico abruzzese, perché qualche cosa sorvoleremo nel fare il risotto proprio classico come si fa magari più a nord. Bene, bene, l'abruzzesità è una cosa che ci piace tantissimo e anche i grandi classici, perché insomma la nostra cucina, la tradizione culinaria abruzzese parte proprio da lì, e questo è veramente un piatto che secondo me ci mette tutti d'accordo, naturalmente senza glutine, e penso che con i consigli del nostro chef Gennaro D'Ignazio veramente possiamo riuscire a fare un risotto che fa la differenza. Allora, gli ingredienti e le relative dosi li trovate alla fine della puntata in grafica. Quindi noi possiamo partire direttamente con la preparazione. Va bene. Allora, che facciamo, Gennaro? Allora, qui c'è un diciamo c'è da fare da dire quattro parole. Okay. Si parte con la tostatura del riso, okay. Che in questo caso non la faremo a secco, perché per fare, diciamo, si fa la tostatura a secco quando si vuole lasciare il risotto finale molto amalgamato, cioè molto okay. Mantecato. Ok. Noi, perlomeno io, non voglio ottenere proprio questo risultato, okay. Voglio fare una via di mezzo, okay. Per cui farò la tostatura con abbondante olio. Con olio, che questo può sembrare abbondante perché esce poco, però okay. Ne metterò metà adesso e metà alla fine. Okay. Che quindi a crudo, quando salterò il risotto, mi aiuterà a mantecarlo. Ok, benissimo. Quindi partiamo con questa operazione di tostatura del riso, che è importantissima per la buona riuscita di un risotto. Poi ovviamente ci sono varie scuole di pensiero, c'è chi la fa a secco come tu ci dicevi, chi la fa con l'olio, chi la fa con il burro, però ecco, il nostro chef ci ha dato veramente una pillola interessante, cioè dipende dal risultato che vogliamo ottenere, quindi effettivamente non c'è una metodica universale, dipende sempre da quello che vogliamo ottenere, giusto Gennaro? Per intenderci, diciamo, i risotti, quelli di più di stampo orientale, sì? Dove si usano i basmati, quello è il classico tipo di risotto che non va mantecato. Okay. E quindi, diciamo, le tostature, se le prevedono le ricette si fanno a secco. Invece noi qui cercheremo, questo ovviamente è un carnaroli decorticato, okay. Per procedimenti fisici, naturali, per cui diciamo quella piccola parte di farina, diciamo, okay. di amido che gli rimane attorno, okay. Aiuta a fare una grande mantecatura se non lo tostiamo, okay. Se lo tostiamo a secco. Se invece lo tostiamo come stiamo facendo noi, otterremo una via di mezzo che secondo me è quello più, anche perché questo ci aiuta a non usare, come di buona tradizione abruzzese, i latticini, il burro. Ok, ok, quindi perfetto anche per chi come me non può mangiare i latticini, con dispiacere aggiungo. Ecco, adesso perché a me piacciono tanto. Appena comincia a cambiare colore, noi sappiamo che dobbiamo intervenire con l'acqua per bloccare la tostatura. E qui stiamo utilizzando praticamente, questo sono delle vongole, dell'acqua, sì. Di apertura delle vongole, delle paparazze. Le cosiddette paparazze. Paparazze, che meraviglia. Quindi andremo a cuocere il nostro riso con quest'acqua, giusto? Sì, questo praticamente, ecco, praticamente è come se l'avessimo sfumate con l'acqua delle vongole aperte, con la propria acqua, giusto. Poco aggiunto di acqua normale, anche okay. Perché sennò diventa anche troppo salato. Ok. Ed eccoci qui, Gennaro, quindi praticamente il nostro riso ha assorbito completamente il brodo di vongole, l'acqua, certo. Di cottura delle vongole, quindi c'è tutta la sapidità. Certo. E a questo punto che facciamo? Riaggiungiamo un po' di acqua per facilitare la cottura. Ok. Anche perché uno
dei principi che a me, diciamo, per me è importante, è sempre la cottura del pesce, sì, in ambiente umido, quindi okay, con molta acqua. All'onda. Perché questo fa in maniera che non perde odori e non perde, e non perde sapori, e tende a cedere meno acqua possibile il pesce stesso. Ecco, una cosa molto importante, noi stiamo continuando la cottura con l'acqua, ma questo perché? Perché comunque abbiamo messo all'inizio una dose molto concentrata di acqua di cottura delle vongole, che hanno conferito tutta la sapidità necessaria. Quindi se andassimo adesso ad aggiungere brodo o altre cose diventerebbe troppo carico, giusto? Assolutamente, infatti non useremo il sale, perché è già aggiustato di suo la sapidità delle vongole, quindi è ovvio che bisogna, sì, bisogna regolarsi proprio con la sapidità delle vongole, bisogna assaggiarle prima perché non sempre sono salate allo stesso modo, quindi bisogna avere un po' di dimestichezza con adesso ti faccio un'interrogazione, ma tu sai perché si chiamano paparazze le nostre vongole? Beh, questo sinceramente allora, non... è una cosa veramente molto interessante, ma io devo ringraziare uno chef che saluto, il nostro chef Maurizio Della Valle, che mi ha insegnato questa cosa, uh-huh, e mi raccontò in una delle prime puntate che abbiamo fatto insieme che praticamente questo termine fu coniato da Ennio Flaiano, che praticamente aveva riscontrato nel suono dell'apertura delle paparazze il classico clack delle macchinette fotografiche, quindi è un termine tutto abruzzese. Per cui, insomma, è molto interessante, ma ogni volta che le utilizziamo mi ricordo un po' questa cosa. Sì, dicevo, adesso ho aggiunto le seppie, le seppiette, anzi queste, se vogliamo essere proprio scrupolosi, non sono seppiette, sono scarpette. Okay. La differenza è un pochettino come, cioè la stessa differenza che c'è tra calamare e totono, c'è tra questa e la seppia. Okay. È una seppia che si pesca un pochettino più a largo, un pochettino più duretta ma bella saporita. Di sapore, infatti sì, l'abbiamo aggiunta a che tempo? Più o meno a tre quarti di cottura o prima? Meno la metà. A metà cottura, a metà. Ok, quindi perché comunque necessitano di una cottura maggiore per potersi ammorbidire. Sì, così si ammorbidisce un po', sì. Ok, invece questi altri, tutti questi altri pesci che sono, intanto me li puoi descrivere? Abbiamo. Sono mazzancolle sgusciate e quindi sfilate, quindi aperte a metà, quindi sfilate del filo, scampetti sgusciati, e questo è un calamaro grande che noi abbiamo tagliato fine giusto per farlo da primo. E questi invece ne andiamo a mettere alla fine, giusto? Quasi alla fine, giusto? A tre quarti di cottura. Sì. Ok. Il nostro risotto ha veramente un profumo invitante, Gennaro. Ci siamo quasi, a questo punto siamo che quasi. Facciamo? Sì, rifacciamo la procedura con un pochettino d'acqua. Di acqua. Senza esagerare, e mettiamo giù, visto che ci siamo quasi con la cottura, sì, gli altri ingredienti. Okay. Quindi le mazzancolle, gli scampetti sgusciati e i calamari tagliati. Ecco, da notare NB che, insomma, la quantità che il nostro chef ha messo nel risotto, quindi non si può pensare di fare un buon risotto di mare mettendo due pezzettini di pesce. Ma soprattutto con questa tipologia di pensiero, nel senso che senza aggiungere altro, è ovvio che il pesce ha un sapore persistente e lungo, ma non è non ha un timbro forte, certo, diciamo, quindi bisogna purtroppo, certo, bisogna condirlo. Purtroppo, meno male. Comunque, Gennaro, se dovessi dare una definizione alla tua cucina, la definirei, adesso forse utilizzo un termine proprio, purista, cioè nel senso che assolutamente sì, vero? Perché sì, comunque il nostro chef utilizza tanto pesce e cerca veramente di cucinarlo il meno possibile, cioè nel senso aggiunge veramente pochissime cose, e quindi insomma il risotto è di tutto rispetto perché sa di pesce. Quindi tutti possiamo fare questo piatto a casa, l'importante è avere materie prime di estrema qualità. Qualità estrema, pochissimi ingredienti, perché qui veramente non c'è nulla se non pesce, riso e olio extravergine d'oliva rigorosamente abruzzese. Quindi proprio piatto in questo caso, semplice, perfetto per tutti. Come dicevo, nemmeno il sale in aggiunta. Neanche il sale, sì, infatti, proprio naturale al massimo. Piatto pieno di salute, veramente. Eccolo qua. Noi qui in Abruzzo, diciamo, è consuetudine cuocerlo, però questo è sempre, diciamo, soggettivo. Io dico, come si dice, la mia, cucinarlo un pochettino di più di quello, okay, che magari richiede una classica, okay, ricetta di pesce, di risotti, scusate. Che meraviglia, che profumo!
Il nostro piatto rigorosamente senza glutine, pensato per i nostri amici celiaci, ma noi quando facciamo piatti senza glutine, i nostri telespettatori lo sanno, facciamo piatti che vanno bene per tutti, in modo che tutti a tavola mangiamo la stessa cosa, ed è una cosa bellissima secondo me, chef. I piatti che mettono tutti d'accordo. Se c'è una cosa che mette tutti d'accordo, tante volte è proprio un buon piatto, vero chef? La famosa convivialità del tavolo riguarda proprio questo. Ma se vogliamo convincere qualcuno di una nostra opinione, portiamola a pranzo, a cena, secondo me il gioco è fatto, ecco. Chef. Ecco qua, ci siamo quasi. Ok, ci siamo. Possiamo impattare, wow, che bello. A posto. Quindi procediamo con l'impiattare. Che bello, com'è ricco. È ovvio che giustamente il piatto ricco giova anche alla vista, non solo al palato. Assolutamente. Il piatto ricco è un antidepressivo naturale. Certamente. Potere terapeutico del cibo, io ne sono assolutamente con, perlomeno su di me ha questo effetto, chef. Io sono arrabbiata, mi presenti un bel piatto e passa e tutto. Passa tutto. Eccolo qua. Ecco, più che naturale, sicuramente, diciamo, ecco qua. E insomma, eccolo qui, il nostro risotto direttamente dalla vecchia marina di Roseto, rigorosamente senza glutine, pensato per i nostri amici celiaci e per gli amici degli amici celiaci che non sono celiaci. Grazie per essere stati insieme a noi, vero? Sì. Ci vediamo domani. Grazie, grazie a tutti. I dolci influenzano su disbiosi intestinale e di conseguenza influenzano su abbassamento delle difese immunitarie. Anche per i nostri piccoli non devono essere presenti nell'alimentazione quotidiana.